questo quest'altro acquisto del mercato di gennaio. Dicevamo, è arrivato sul feed di Serena, anche se forse ci state pensando da qualche giorno, no? Sirena, buongiorno a tutti. Abbiamo chiuso nell'ultima ora del mercato, ma erano qualche giorno che stavamo in contatto. Un giocatore che volevamo fortemente perché lo riteniamo un giocatore di categoria, esperto, ma soprattutto un jolly del centrocampo perché può ricoprire più ruoli. Anche da un punto di vista caratteriale lo conosciamo come ragazzo, quindi sappiamo quello che ci può dare anche sotto questo punto di vista, e arriva da noi con la formula un giocatore che arriva al definitivo con un anno e mezzo di contratto, scadenza giugno 2015. Come mai avete puntato proprio su di lui, forse anche dopo la difficoltà ad arrivare altri centrocampisti? No, no. Dell'Udinese? No, ma, per le due operazioni dell'Udinese sapevamo già da qualche giorno che era difficile, e quelle rappresentavano un'opportunità perché erano due under da inserire in lista B, e, però quando abbiamo capito che la cosa non era più fattibile siamo andati diretti sulla camera, e anche se l'abbiamo chiuso alla fine era il giocatore che volevamo. A voi. Vado. Posso chiederti come vanno i primi giorni qui con la maglia del Padova? No, benissimo, comunque ho trovato un grande gruppo. Devo ringraziarli perché comunque mi hanno dato l'opportunità di inserirmi subito anche nello spogliatoio. Alcuni li conoscevo, però ciò non toglie veramente che la cosa che ho constatato è che è veramente un grande gruppo, quindi sono felice di essere qui. Ti sei trasferito di 30 km perché Padova è cittadella veramente vicino, il clima forse potrebbe essere lo stesso vista la posizione in classifica. Ad inizio stagione non si pensava che il Cittadella fosse così in basso, ma forse quello che più sorprende è che il Padova sia invischiato nella lotta per non retrocedere. Sì, sicuramente sì. A livello di organico forse, anzi sicuramente comunque il Padova magari era stato costruito per lottare per altri obiettivi. Il Cittadella, sai, magari comunque è abituato, in questi anni comunque è stato sempre abituato a raggiungere l'obiettivo salvezza. Io sono felicissimo, come dicevo prima, perché comunque entro a far parte di un grande progetto. Ringrazio quello che è stato fino a 3-4 giorni fa, perché sicuramente mi hanno permesso poi di arrivare a ciò che è adesso. Quindi per me è una grande opportunità e spero comunque di sfruttarla al meglio. Che tipo di giocatore sei? Ti conoscono bene a Cittadella, anche qua a Padova, però se puoi descriverti. Ma io ultimamente comunque ho giocato anche esterno, come avevo fatto diversi anni fa a Rimini, però in questi ultimi anni diciamo che comunque sto giocando in tutti i ruoli del centrocampo, sia comunque come vertice basso che come mezzala, quindi queste qua sono le mie caratteristiche. C'è tanta concorrenza qui al Padova, ci sono tanti giocatori in rosa, ti spaventa questo oppure è uno stimolo? No, sicuramente uno stimolo, perché comunque, come dicevo prima, la rosa comunque è composta veramente da ottimi giocatori, quindi quando hai davanti comunque gente che per la B o l'uso è solo uno stimolo, perché comunque ti porta a far meglio, no? Giorno dopo giorno. Michele Serena ha parlato del modulo, ha lasciato intendere che giocherà col centrocampo a 3, ha appena detto che te giochi praticamente in tutti i ruoli del centrocampo, quindi non sarà un problema, siete in molti in mezzo a giocarvi il posto. Di cosa ha bisogno questo Padova per uscire da questa situazione? Ma sicuramente comunque ha bisogno di gente pronta in qualsiasi momento, in qualsiasi zona del campo. Credo, come hai detto tu, che siano tanti, però questo è un bene, perché nel momento in cui comunque si avrà bisogno di qualsiasi comunque elemento, credo che magari l'abbondanza, quella positiva, ti porterà comunque a sfiorare sempre un ottimo sia centrocampo che difesa che attacco. Tu hai vissuto poi una giornata molto particolare venerdì, perché eri già a Terni nel ritiro di Cittadella, credo la notizia ti sia arrivata all'ultimo dell'ufficialità del trasferimento. Magari Foscarini ti aveva già messo nella formazione titolare, dovevi giocare il giorno dopo. Sì, è vero, io comunque c'era stata qualche chiacchiera, ovviamente comunque il calciomercato è anche così. Io ero partito per Terni e quasi sicuramente avrei giocato titolare. Quindi è stata una cosa che è arrivata all'ultimo minuto, io comunque non ho esitato un attimo.
cioè per me Padova comunque è come essere al Milan, cioè nel senso per me è una cosa che mi riempie di orgoglio, perché Padova è una grande piazza, soprattutto comunque è un grande gruppo, una grande società, quindi non ho avuto problemi a dire di sì, anche all'ultimo secondo. Anche perché Padova ti va